Olá, meus irmãos, amigos. Ciao, miei amici, fratelli. Siamo arrivati a un altro tutorial che è la quarta settimana di questo volume 4 dell'Alimento Quotidiano della serie I Ministri del Nuovo Patto, che ha come titolo il libro del libro Le Promesse di Dio. La settimana 4, fratelli, parla, ha come titolo la chiave che apre la lettera agli Ebrei. Quindi io parlerò un po' della storia di questa parola, di questo messaggio. Era il finale dell'anno scorso, 2019. Io avevo appena passato per una situazione di debolezza fisica, ma il Signore mi ha dato grazia. Ho potuto stare nell'ultima conferenza nel nord-est. Sono tornato a San Paolo per peggiorare la mia situazione di salute, ma sempre con la preoccupazione di cercare la rivelazione di Dio per me. Dio mi aveva rivelato che la lettera agli Ebrei è la lettera che parla del piano microeconomico di Dio. Il Vangelo di Giovanni, con le parole di Gesù, principalmente nell'ultima cena, stava per dire addio, quando, dopo che Giuda Iscariote è uscito, lui lì rivelò l'apice del piano della salvezza di Dio, la salvezza completa di Dio, ha come scopo toglierci dal peccato attraverso l'opera di redenzione nella croce, e visa è per darci la giustificarci, santificarci posizionalmente, darci la redenzione. Adesso inizia la giustificazione soggettiva, cerchiamo più degli elementi santi di Dio e che vengono a noi per sostituire alle nostre antiche cellule della vecchia creazione, del vecchio uomo, del nostro ego, della vita dell'anima. E Dio ci sta facendo come Lui è ogni volta di più santo. E alla fine Dio desidera glorificarci, cioè riceverci nella sua gloria. Allora Dio preparò Cristo, prima, anzitutto per questa porta, questa via per noi. Fu il primo uomo a essere ricevuto la gloria del Padre. E bene, questo apice della salvezza di Dio per l'uomo ci è presentato in Giovanni 14, 15, 16, 17. Tuttavia, il cammino della vita quotidiana per arrivare lì, perché la nostra realtà è altra, è che ancora noi siamo appena usciti da una vita del mondo come peccatori, e Dio ci ha inserito nella sua Chiesa, e stiamo vivendo, iniziando a imparare come vivere una vita nel corpo di Cristo, il popolo il regno di Dio. Come arrivare lì, se siamo pieni di sbagli, di difetti, Dio è santo, noi siamo, ci manca tanto la sua santità, la sua gloria, siamo privi della sua gloria, Dio, la Trinità ci sta rivelando l'unità intrinseca che c'era fra il Padre e il Figlio. Questa unità è qualcosa che Dio deve trasmettere a noi. Noi siamo tanto divisivi, creiamo delle divisioni, tante cose, ma Dio ci sta lavorando con riguardo alla realtà spirituale. Soltanto Dio è la realtà in questo universo, Dio sta lavorando su di noi.
e come parla Paolo, i nostri pensieri sono vanità, nostri pensieri. E Dio sta piano piano riempiendo con se stesso, con la sua verità, con la sua realtà. Soltanto Dio è la realtà, e senza questa realtà, questa verità, non possiamo essere inseriti in Dio. Anche Dio è giustizia. Ci manca ancora questa veste di giustizia. Ci manca praticare questa giustizia, non soltanto la giustizia oggettiva, ciò che Cristo fece per noi, ma ogni giorno dobbiamo comportarci, rivestirci della veste di giustizia. Ci manca tanto per arrivare, e la lettera agli ebrei, nel fine dell'anno scorso, ero già convinto da Dio che la lettera agli ebrei ci toglierebbe, ci porterebbe da una situazione miserabile, come è rivelato in Ebrei capitolo 3, Dio ha fatto uscire il popolo dall'Egitto, come noi che avevamo già la cultura dell'Egitto, del mondo, e avevamo già cultura di questo mondo, come gli egiziani, lontani da Dio, da tutto ciò che Dio è. Ma questo popolo, con Dio con la sua mano potente, li ha fatto uscire dall'Egitto per introdurli nella buona terra di Canaan, ma doveva passare per il deserto, e il deserto di 40 anni nel deserto è per far cadere nel deserto tutta la nostra vecchia creazione, il vecchio uomo, affinché soltanto la nuova generazione, il nuovo uomo, la nuova creazione possa entrare nella terra di Canaan. Quindi la lettera agli ebrei ci mostra la nostra situazione reale. Se eravamo ancora, quando siamo usciti dal mondo, noi eravamo ancora ribelli, che mormoravamo da tutto, eravamo egocentrici, tutto ciò che non ci piaceva, colpavamo a Dio, eravamo disobbedienti, increduli alle sue parole, ma grazie a Dio, Dio lavorò nel suo popolo e la nuova generazione è diventata una generazione che può entrare nella buona terra di Canaan. Allora sono convinto di questo, che la lettera agli ebrei sarebbe la nostra salvezza per darci il pieno di come è salvezza. Come arrivare lì a compiere il piano di Dio, ma questa lettera è molto difficile da capire. Io, mentre studiavo nelle settimane, non capivo bene, e l'aiuto che ho ricevuto da tanti autori, persone, che la lettera agli ebrei parla della superiorità di Cristo con riguardo agli angeli, con riguardo a Mosè, con riguardo ai sacerdoti, Aarone, i Leviti, con riguardo agli angeli, cioè Dio è Cristo superiore a tutto, ma ancora mi mancava qualcosa per svelare la lettera agli ebrei, per aiutarci nella vita quotidiana. Quindi cercavo giorno dopo giorno, settimane dopo settimane, è difficile di capire. Anche l'autore di Ebrei è sconosciuto. Alcuni dicono che è Paolo, che è stato Paolo, ma alcuni dicono che la lettera agli Ebrei è una lettera scritta in una sfera di Paolo, degli scritti di Paolo. Lo stile della scritta di Paolo è molto diverso di Paolo, ma non importa, un giorno sapremo chi ha scritto, ma l'importante è che Dio ispirò a qualcuno a scrivere questa lettera meravigliosa. Ma come ho capito, all'inizio di questo anno, la prima domenica di questo anno, io dovevo stare qui in una riunione a San Paolo, in Cesarea di Filippi, e mentre andavo un sabato a San Paolo, cercavo al Signore: Signore, devi aprire questa lettera di Ebrei a me. E all'improvviso il Signore aprì a me questa lettera, e ho avuto lì un click,
E questo, ho visto che la lettera ebrea è piena di parole per sempre nel cieli, una volta per sempre, eterno, eternità, molte cose collegate a questo. E quindi ho avuto un click, libro della lettera agli ebrei, una lettera che ci porta all'eternità. Tutto ciò che Dio fece, mi fece come un uomo limitato al tempo e spazio, come io e te. Lui si offrì a Dio come un uomo nel tempo e nello spazio, vissuto una vita perfetta, umana perfetta, senza difetti, immacolata, senza nessun peccato, gli soffrì la morte, morte di croce, e Dio lo risuscitò. Quando Dio lo risuscitò, lo ha ricevuto dentro di sé. Allora, se Dio ha ricevuto dentro di sé, che lo glorificò, Dio non è un Dio che è limitato nel tempo e nello spazio. Dio è nell'eternità. Isaia 57 dice che il nostro Dio dice che l'alto e sublime, lui abita nell'eternità. Dio è in un'altra dimensione, non nella dimensione in cui siamo, nel tempo e spazio, tutto materiale, dove ci sono tre dimensioni, più la quarta dimensione del tempo. No, Dio è nell'eternità. Per questo, quando Cristo fece tutta quest'opera come un uomo limitato al tempo e allo spazio, lui si offrì a Dio mediante lo Spirito Eterno. Questo è in Ebrei, capitolo 9. Ebrei, capitolo 9. Versetto 14. Infatti, come unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce n'è testimonianza? Scusi. Scusi, capitolo 9, 14. Quando più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì noi stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza di opere morte per servire i viventi. La sua morte nella croce, la sua vita umana, la sua incarnazione, tutto ciò è offerto a Dio mediante lo Spirito Eterno, e lui fu inserito in Dio nell'eternità, e l'eternità non ha inizio né fine. Quindi noi abbiamo nella nostra mente tridimensionale, materiale, fisica, la nostra mente che è, diciamo, quadrata, limitata al tempo e spazio. Noi non riusciamo a capire cos'è l'eternità. Quindi, quando io capisco le cose della terra, le cose che le notizie di qua, io faccio una linea del tempo. Nell'anno 22 è successo questo, nell'anno 780, 1967 è successo questo. Ma se io faccio una linea del tempo, la mia mente riesce a capire. Perché io sono dentro della mia limitazione del tempo e dello spazio, ma quando si parla dell'eternità io non riesco a capire, perché Dio è meraviglioso e Lui ci ha dato nell'arca della testimonianza, che rappresenta il proprio Dio, perché Lui è le due tavole della legge, che hanno i 10 comandamenti, che sono la testimonianza di Dio, all'arca del patto e l'arca della testimonianza, che rappresentano il proprio Dio con i cherubini, il coperchio. Lui è eterno, rappresentato dall'arca, e nessun uomo
che è limitato al tempo e spazio, può toccare in questa arca del patto direttamente. Per questo Dio mandò di fare quattro argolle d'oro, uno in ogni angolo dell'arca del patto. Erano anelli in ogni canto, e questi anelli erano una circonferenza, circolo, un anello d'oro, e l'anello è diverso di una linea stretta. Con la mente umana riesco a capire una linea dritta se faccio una linea, se metto il punto all'eternità passata, dopo in qualche momento è stato fondato da Dio il mondo, e dopo molto tempo Cristo più un punto, dopo Cristo è morto, la crocifissione di Cristo, alla fine Cristo è sceso al cielo, e si metto a l'eternità futura, la fine di questa linea, e si mette questi due punti, l'eternità futura e l'eternità passata, messo allo stesso punto, avrò un circolo, un anello, e dentro di questa circonferenza non c'è inizio né fine, perché se dico il punto A è prima del punto B, dipende dalla differenza. Può essere prima o dopo, perché è una circonferenza. Un circolo. Quando Gesù soffrì, tutto ciò che fece nella linea del tempo, soffrendo, mediante lo Spirito Eterno, Dio soffrì, ha messo tutto nell'eternità. Mettendo nell'eternità, non c'è più questioni il tempio. Forse non hai pensato su questo. Nell'antico patto il popolo di Israele doveva portare, per fare un'offerta per il suo peccato, dovevano portare degli animali, dei bestiami, per immolare, per versare il sangue dell'animale, del bestiame, dell'agnello, come se fosse suo, perché doveva mettere la mano, identificarsi, fra lui l'animale morto che rappresentava lui, il suo sangue, Dio allora perdonerebbe i suoi peccati e sarebbe bene con Dio. Ma perché il sangue di un animale può fare quest'opera? Come Dio può accettare il sangue di un agnello? Un esempio? Apocalisse capitolo 13. Apocalisse 13, apri la tua Bibbia, versetto 8, dice una cosa molto interessante e misteriosa. La Bibbia dice così: l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Fin dalla creazione del mondo, fratelli, che è stato molto prima. Cristo morì 2000 anni, molti migliaia di anni dopo. O se pensi nella creazione del mondo, dell'universo, molto molto tempo dopo. Come un agnello può essere morto fin dalla creazione del mondo? Perché questo si è offerto mediante lo Spirito Eterno. Tutto ciò che ha fatto nel tempo è stato introdotto nell'eternità e vale per tutta l'eternità, non importa il tempo, qual è il momento del tempo. Per questo Dio accettava le offerte dell'antico patto, il sangue degli bestiami, degli animali. Quando vedeva il sangue dell'agnello, vedeva il sangue di Cristo, perché Cristo si aveva offerto più tardi, mediante lo Spirito Eterno, messo l'offerta nell'eternità e valeva per il passato. Questo è un mistero. Quando ho visto questo, ho stato saltato di gioia, ho impazzito, perché alcuni fratelli mi hanno
como era joyoso, como me alegrava, era fora de mim, fora de cena. La lettera agli ebrei Se você ci ha aiutato guardasse solo molto. un esempio, se você Sì, guardasse a guardando un piccolo introduzione esempio, l'introduzione di della Bibbia, Ebrei capitolo 1, che diz assim: avendo Deus qui dice outrora così: dopo aver parlato fatto anticamente molte parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, mostrando il figlio in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio. Io vi chiedo, Deus questo è il figlio, unigenito che stava il desde Dio l'eternità unigenito che era dell'eterno, dall'eternità passata con Dio, è un o figlio è il primogenito figlio che fu primogenito che fu concepito por Deus, ricevuto da Dio homem che foi come un glorificato uomo che fu glorificato depois in della Dio sua morte e dopo risurrezione. della sua morte e risurrezione? È o Deus unigênito Questo figlio è il Dio come unigenito, glorificato por Deus, come uomo ricevuto e glorificato da Dio, il figlio e primogenito. E come si Deus vede la lettera agli ebrei come il figlio si è offerto mediante lo Spirito Eterno, io dico si è il figlio messo, io primogenito dico, come il figlio homem foi primogenito, come un ressuscitato uomo, por Deus e lo já fu risuscitato da Dio e nell'eternità. fu introdotto nell'eternità. Tudo isso Perché si è offerto a Dio mediante lo Spirito Eterno, introdotto na quindi eternidade. Esse fu figlio introdotto nell'eternità, e questo figlio primogenito che fu introdotto nell'eternità, contou com lui o filho è unigênito stato del Padre. Então esse insieme, è filho diventato insieme con il figlio unigênito primogenito, del unigenito del Padre padre, primogenito. Non cap riesce a capire se è il primo, se è unigênito del Padre l'omogenito, che stava o con Deus nell'eternità l'unigenito, passata ou o che era filho nell'eternità unigênito passata. che si tornou O uomo. Gesù Cristo che è Certo. diventato uomo Tu és o meu fatto, filho hoje ti gerei, quando dopo la Dio risurrezione. ha detto tu sei mio figlio, ti ho rigenerato Tu dopo la sei risurrezione, stato infatti sono tutti e due, completo. tutto il suo Portanto, status quando completo, Cristo si ofereceu come per questo fratelli, quando a Cristo Deus, si offrì divina come lo eternidade, Spirito Eterno, esse introdotto unigênito nell'umanità, questo effetto è foi e stato fala assim: nesses potenzializzato, últimos per dias questo falou Deus dice. a quem constituiu Ha herdeiro di tutte parlato, le in cose, questi ultimi giorni ha parlato noi per mezzo del figlio questo che termine egli ha costituito eredi di tutte le cose mediante le quali ha pure creato i mondi. figlio unigênito, certo? Certo che questo Disse a sarebbe quem l'universo, il figlio constituiu unigenito, il olhar primo, o texto que é o ma filho lui dice costituito eredi di tutte le cose. Se vedi il contesto, tudo non lo sai dire se è il constituiu primogenito só o porque l'unigenito, tutte le cose. é Tutto para ciò, fratelli, o filho olhar todas as coisas. è per Ele olhou che finché il da figlio possa glória ereditare tutte le cose, su egli che è il splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, cioè il figlio fala del unigenito, poder che sostiene tutte le e cose con la parola della sua della potenza, glória. dopo aver fatto la purificazione dei peccati. Guarda, questo è il Assentou-se à primogenito. direita da Si è seduto maestade alla nos cieli destra della maestà celestiais, nei luoghi altissimi. aos anjos que herdam Così è majestade diventato di tanto superiore agli angeli portanto, esse di é o quanto il segredo nome che ha ereditato il più eccellente di loro. Questo è il ofereceu segreto per capire gli ebrei, para cui poder lui è stato offerto a Dio per poter valer, potencializar tudo isso. Mas tudo isso é para quê? rendere Ou a quem possibile personaggio no per fare libro cosa? di Che un altro personaggio nel libro degli ebrei, che è Ebrei, difficile di capire, è Melchizedek. Abraão, Melchizedek è apparso Gênesis, ad Abramo quando in voltou Genesi, quando lui vitorioso tornò dalla contra vitoria os quatro reis contro que i haviam quattro re, derrotato cinque reis, che avevano vinto i cinque Lot re, volta e lui portò Lot cativo a e casa, che è stato ca na volta cativo, reis di prigioniero, Salém, scusi, que é e rei da paz, nel ritorno re di Salem, che è re di pace e di contra giustizia, di Abraão Melchizedek è venuto da incontrare ad Abramo e con pane e Abraão vino. lhe deu o dízimo di tutto E il Abramo gli diede la decima parte di tutto, guadagno. Então, che aveva preso. a Bíblia sempre diz que é o maior que abençoa o menor. La Então, Bibbia Melquisedeque dice abençoou che il maggiore che benedice
minore. Quindi E quando Abramo Melquisedeque é superior a Abramo. E quando Abramo diede la decima parte, la tribù di Levi che sono venuti dopo, anche hanno dato la decima parte nella persona di Abramo a Melquisedeque. I Leviti ricevono la decima parte da Israele, ma la persona di Abramo diede la decima parte a Melquisedeque. Ma chi è questo Melquisedeque? È un personaggio molto misterioso e difficile di capire, ma grazie a Dio che la lettera agli ebrei che ci apre che quando lui fu risuscitato, in quel momento, tu sei il mio figlio, io ti ho oggi generato, lui è stato ricevuto, l'uomo Gesù è ricevuto nel Padre, nella gloria del Padre, e lui diventò figlio primogenito di Dio. Ma allo stesso tempo, forse questo pochi conoscono, è stato designato, nominato sumo sacerdote per sempre, nell'eternità, secondo l'ordine Melchizedek. Ma cosa vuol dire questo? Chi è un sacerdote secondo l'ordine Melchizedek? Ma ebrei spiega? Sacerdote. Sì, di Levi non è perfetto, non è riuscito a portare gli uomini a Dio, soltanto è per un tempo per quello che sarebbe perfetto. Quando Cristo morì e risuscitò, lui diventò un sommo sacerdote dell'ordine Melchizedek finché Dio potesse avere un sacerdozio perfetto per poter portarci, aiutarci. A portare il popolo di Dio, condurre il popolo di Dio alla perfezione. E questa conduzione alla perfezione è conduzione a dentro di Dio, no? Essere inseriti in Dio, la gloria di Dio. Perché? Perché per essere inseriti in Dio, che è santo, Dio è pieno di gloria, Dio che è pieno di unità genuina, Dio che è pieno di verità, Dio che è pieno di giustizia. Come allora l'uomo che non ha queste qualificazioni può essere inserito in Dio? Pertanto noi abbiamo bisogno di un sacerdozio perfetto per portarci, lavorare in noi fino ad arrivare a questo punto di essere glorificato e inserito in Dio. Per questo Dio preparò il sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchizedek, per portarci alla perfezione. Che cosa meravigliosa, fratelli. Non abbiamo molto tempo, ma questo sarà sviluppato più tardi in altri messaggi. Io adesso finisco con Ebrei 6, versetto 13 dice così. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Cioè, quando Dio fece la promessa a Abramo, questa promessa era inclusa in questa la salvezza completa dell'uomo. Questa è la promessa. E che l'uomo sarebbe lavorato da un sacerdozio perfetto fino alla perfezione. Cioè, quindi, questo vuol dire essere glorificato da Dio, essere inserito in Dio. È una cosa, fratelli, praticamente impossibile agli occhi umani. Come noi uomini possiamo essere così perfetti per essere inseriti in Dio? Grazie a Dio, fratelli, Dio ha pianeggiato così, ebbe questo piano, e lui porterà a compito, lui è dare questa promessa ad Abramo, ma per noi è molto difficile di credere. Ma ogni uomo che mi fa una promessa, io ti darò questo, io vorrei una capara, una garanzia, ma Dio non ha bisogno di questo, quando Dio promette, lui adempie, lui fa, ma questa promessa è così difficile di credere che noi uomini mortali, peccatori, per poter essere un giorno lavorati
per la perfezione, per, affinché Dio possa lavorarci, perdonarci i peccati, giustificare mediante la fede, riconciliare con Dio, avere pace con Dio. Dio ci sta santificando, mettendoci gli elementi santi, perfetti, facendoci così uno come l'unità che esiste nella Trinità, riempiendoci dell'amore agape, ci introducendo nella sua gloria, nella sua santità, nella sua giustizia, nella sua verità. Dio ci farà questo nella, questa è una sua promessa, ma è difficile di l'uomo capire, di credere. E Dio giurò oltre la promessa. Questo è nel versetto, capitolo 6, versetto 16. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro. Per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Se ci sono due uomini, si fa una promessa, ma anche se fa un giuramento, questo lì è ferma e conferma. Ma così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza l'erede della promessa, l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento. Dio ha promesso e non cambierà. No, non c'è, no, 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 sono riuscito. No, lui ha promesso, lui adempirà, ma oltre a promettere, lui giurò. Non c'era nessuno superiore a lui per giurare, lui giurò per se stesso. 18, affinché mediante due cose mutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. La lettera agli ebrei ci porta ad avere speranza in modo consistente, non una speranza vuota. Cristo è fatto sommo sacerdote d'accordo con Melchizedek, per portare il popolo di Dio alla perfezione, e questo anche Dio giurò oltre o sopra questo, e la nostra anima è instabile, è lì come una nave lì oltre le onde, di accordo con le onde, la nostra anima ha bisogno di una ancora. Dio ci diede un giuramento, e questa è una speranza che è proposta da Dio, e questa proposta, questa speranza diventa l'ancora dell'anima. 19, questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. La nostra anima oggi non è rilasciata, non siamo lì andando fondo, sono pieno di sbagli, di errori, ma se credi nella promessa di Dio, nel giuramento di Dio, avrai una speranza ferma, metterai l'ancora dell'anima in questa speranza, e questa speranza è oltre la cortina. Penetrò i cieli, perché il sacerdote perfetto, secondo l'ordine di Melchizedek, penetrò i cieli nel vero tabernacolo di Dio come ministro, intercedendo per noi, lavorando per noi. Pertanto noi dobbiamo avere questa speranza che dice qui, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Pertanto, fratelli, se ancora hai dubbi, guardando la tua situazione, pensi che Dio non ce la farà per fare quest'opera in te, credi nella promessa di Dio, nel suo giuramento che Dio diede la promessa. La lettera di Ebrei è meraviglioso, ti dà la speranza. Sai, come una persona senza speranza, una persona non vive, un uomo di affari che non ha speranza, il suo negozio va giù, ma noi siamo cristiani che hanno speranza della gloria, speranza che Dio ci porterà alla perfezione, e Dio sta facendo quest'opera in noi, credi?
Tu ai un sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek, un sacerdote perfetto, si è offerto a Dio mediante lo Spirito Eterno tutto ciò che fece sulla terra, come un uomo nel tempio, tempo e nello spazio, si è offerto a Dio e lui è nell'eternità. Dio ci desidera portare la sua eternità alla gloria. Lodato sia il Signore. Gioisci, sei pieno di speranza a noi. Dio, a noi Dio ha promesso e adempirà. Spero che ti abbia aiutato, possa alzare la testa, mettere a parte ogni tristezza. Dio ci salverà completamente. Saremo introdotti in Dio, nella sua gloria. Amen. Gesù è il Signore.